Selvaggia Lucarelli è finita di nuovo al centro del ciclone, stavolta per aver definito i tassisti la peggiore categoria, scatenando una guerra con gli autisti delle auto bianche. Tutto nasce da un video denuncia dell'opinionista che ha filmato quello che le è accaduto prendendo un taxi dal Duomo di Milano per tornare a casa. Quando ha tirato fuori il bancomat per pagare, lui le ha detto che il suo POS era scarico. A quel punto lei ha iniziato a filmare la conversazione con il cellulare, guardate. Mi danno, mi faranno il verbale. Ma io non ho, io ho solo la carta. Ho capito, ma... Lei perché ha il POS scarico? Lavora in Duomo. Perché, avendolo usato più volte, capita che... A volte capita, signore. Ogni volta che salgo sul taxi. Ma a me dispiace veramente, io ce l'ho sempre, avuto sul servizio. Guardi, salgo sul taxi, guarda caso il posto scarico. Ma mi dispiace, io l'ho sempre avuto, signora. Io non è che io prendo sempre le cose col posto. Non mi è venuto in mente di dirglielo, se no io l'avrei detto e avrebbe preso un altro taxi. Mi dispiace. Ma lei è in torto non avermi detto che non è il posto. Ha ragione, lo so, ma si può sbagliare anche, capito, signore? Io mi dispiace. Ma quando sbagliate voi tassisti? Può rispondermi che, io non la pago, lei non ha il POS. E come la pago? Che senso ha? Ha del contante qualcosa? No, non ce l'ho il contante. Come lei non ha il POS, io non ho il contante. Però io non sono obbligata ad avere il contante. Lei è obbligata ad avere il POS. Quindi noi aspettiamo la polizia e mentre va il tassametro io pagherò. Aspettiamo la polizia? Che... Vabbè, no, lei mi paga 12,70 euro, però perdiamo un po' di tempo. Giusto che la... Ma dico, e io li pago quando arriva la polizia, mi scusi. Ci trova, andrà in un banco, ma no, ti io preleverà. Non vado in un banco, ma te lei va a caricare il posto e torna qua. Mi dica lei, non lo so. Certo, cosa devo lei fare? Va a caricare il posto e torna qua. Quando sta qua mi telefona. Aspetta, allora le uso quello di nuovo. Aspetta un momento. Non ci complichiamo la vita, che posso fare? Io mio fratello che fa il tassista userò quello lì, io non prenderò questi soldi. Il posto in macchina di un'altra persona? Sì, è mio socio, mio fratello. Ah, è il suo socio, ora esce fuori il posto. Sì, va bene. Ma non vi vergognate un pochettino, non avete un po' di senso della vergogna? Non c'è ha un po' di senso della vergogna di fare quello che sta facendo? No, non c'è bisogno, glielo dico io, non c'è bisogno. Io mi vergognerei a posto suo. Ma tutto questo giochino lo fa per cosa? Va bene. Mi faccia capire, per non pagare le tasse, per cosa lo fa? Va bene. Avete protestato, non volete la concorrenza e poi vi comportate in questo modo con le persone. Ma vergognatevi, veramente. Prego. Quindi questo pagamento va a suo fratello? Sì. Chi è suo fratello? Prego. Questo che paga uno sconosciuto, chi è suo fratello? È impresa 4762, non si preoccupi. No, non si preoccupi lei. Voi siete veramente la peggior categoria del mondo. Grazie mille, buonasera. Lei, signor Buono. Clip diventata subito virale ha causato la reazione del sindacato tassisti artigiani milanesi che ha voluto replicare all'autrice. Gentilissima selvaggia Lucarelli, ho appena finito di visionare il video del tassista milanese che non voleva accettare il pagamento tramite POS della corsa. Volevo informarla che la sua segnalazione è stata girata direttamente ai componenti della preposta commissione del Comune di Milano che prenderanno il giusto provvedimento disciplinare a carico di questo collega. Come presidente dell'associazione mi scuso per l'inconveniente e le assicuro che da tempo stiamo sensibilizzando i colleghi al corretto utilizzo dei pagamenti elettronici, peraltro come sottolineato nel video diventato obbligatorio anche sulle auto pubbliche. E continua, accettiamo la critica e ne facciamo ammenda, ma non accettiamo di essere censurati tutti e passare per evasori. Lei spesso utilizza Uber, che cita ogni volta chissà come mai, e utilizza anche i taxi, direi ogni giorno o più volte al giorno, come ha ricordato altre volte. Molte volte l'abbiamo notata con il telefonino in mano in stazione o presso gli aeroporti milanesi, pronta ad immortalare le malefatte di turno del tassista. Visto che a lei piacciono i dati e visto che lei usa impropriamente il plurale quando invece è alle prese con un singolo operatore, le diamo noi un po' di dati, ha continuato. Durante l'ultimo aggiornamento tariffario datato 28 marzo 2022, la Regione Lombardia, per accertare il corretto uso del POS a bordo dei taxi del bacino di utenza milanese, ha controllato tramite l'utilizzo di 200 mystery client la corretta disponibilità e funzionalità di tale strumento. Il risultato è stato un corretto utilizzo per il 98% dei casi, con il 100% della corretta applicazione della tariffa. Come vede, i tassisti non sono tutti uguali, quindi è tendenziosa l'affermazione «tutte le volte che salgo sul taxi capita». E conclude: «Se fosse così, lei ad oggi avrebbe postato centinaia di video a riguardo, visto com'è così accanita cercare il corpo del reato sui taxi».
Questa volta ha trovato il collega che si è comportato in maniera scorretta e ancora ci scusiamo, ma non le permettiamo di chiudere il suo video dicendo siete la peggiore categoria del mondo. È irrispettoso, scorretto e inadeguato verso chi lavora rispettando le regole.